Nella notte tra il 23 ed il 24 aprile del 1915 ha inizio la grande tragedia del popolo armeno, il primo genocidio del XX secolo. Gli armeni, popolo dalle antiche radici cristiane, vivono nella penisola anatolica del VII secolo e già nel 1894 subiscono una prima violenta persecuzione. Nel 1909 la presa di potere dei giovani turchi, spinti da una forte ideologia nazionalista, rende questa minoranza una presenza scomoda sul territorio, un ostacolo al sogno di una nuova e più forte Turchia. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, i turchi si alleano con la Germania e accusano gli armeni di essere alleati con la Russia. Viene attuata una terribile persecuzione con l'obiettivo di cancellare la comunità armena come soggetto storico, culturale e politico. Tra la primavera e l'estate del 1915 più di 1,5 milioni di persone perde la vita. Il genocidio degli armeni è ufficialmente riconosciuto solo 20 paesi e dal Parlamento europeo. Altri, come Germania e Regno Unito, preferiscono parlare di massacro, mentre la Turchia non ammette il termine genocidio. La consapevolezza storica di tale avvenimento è necessaria, in quanto il genocidio è un momento chiave del nostro tempo, il banco di prova di quanto sarebbe successo di lì a poco in varie parti del mondo. Cosa ci colpisce della nostra contemporaneità? Finisco, finito di parlare perché poi la serata è andata attraverso molte domande che so che diversi di voi hanno preparato perché vogliono sentire dalle parole dei nostri due protagonisti le risposte dirette. Allora, introduco Franca Giansoldati che è giornalista, vaticanista del Messaggero e prima dell'ANSA, che si è dedicata a questa vicenda degli armeni con questo libro che si intitola La marcia senza ritorno, Salerno di Torno, e mi ha incuriosito, noi ci conosciamo, siamo amici da tanti anni e le ho chiesto ma che ti importa dell'Armenia, perché ti sei dedicata a questa vicenda, non è una vicenda soltanto storica, qui sarà interessante sentire come, tra l'altro il libro prima non è male, per me è un giudizio molto bello. Invece è un libro molto interessante, scritto molto bene, perché io invidio le persone che hanno abilità e facilità di scrittura e riconosco che Franca è una giornalista che qui si misura con qualcosa di più del giornalismo quotidiano e anche qualcosa di più del vaticanismo, se mi posso permettere di dire questo, ma con un argomento storico di proporzioni veramente gigantesche. Tra l'altro posso dire rispetto al Papa, lei anticipa il primo genocidio, chiama come primo genocidio dell'era moderna, del Novecento, non il genocidio degli armeni, ma il genocidio degli Herero della Namibia, operato dalla potenza coloniale tedesca agli inizi del Novecento. Ma dopo c'è un filo rosso di questa storia, sta dicendo, tu non ti senti, c'è il microfono, che poi ci spiegherà. Invece qui alla mia destra c'è Robert Attarian, che è, come dicevo, un esponente della comunità armena, è nato in Libano e quindi da famiglia che veniva in origine appunto profughi, no? Rifugiati dalla Turchia durante quegli anni, vive in Italia da parecchi anni, credo oltre una ventina, ed è proprio qui l'Armenia che noi vediamo oggi, un popolo sparso fino agli estremi confini della terra, che si è integrato nelle più diverse società e che vive di questa memoria e di questa identità, che appunto credo che non sia solo una memoria storica del passato, ma è proprio l'alimento della vita presente del popolo armeno sparso, appunto, come dicevo. Sarà interessante sapere come hanno accolto gli armeni queste parole del Papa, che così avete visto tutti, hanno generato per 3-4 giorni, non si è parlato d'altro, sia per gli aspetti storici, ma soprattutto per gli aspetti di attualità, gli aspetti politici, diplomatici, eccetera, eccetera.
io ho finito, adesso vorrei lasciare la parola un secondo a Franca, che vorrei che mi rispondesse alla domanda perché ti interessa passata l'Armenia, e a Robert proprio su questa domanda, il Papa, le parole del Papa e la comunità armena. Dopodiché diamo il via per le domande che sono state. Grazie per essere venuti. Allora, cominciamo dal titolo, che ci importa dell'Armenia? In effetti è una bella domanda, perché l'Armenia, forse la maggior parte di voi, forse fanno anche fatica a collocarla nella cartina geografica, è un piccolo puntino nel Caucaso, ha un paese con 3 milioni di abitanti, quindi già, che ci importa dell'Armenia? Che ci importa soprattutto i fatti che sono accaduti 100 anni fa che riguardano appunto l'Armenia e che ci portano gli italiani e che ci portano gli europei. Eppure c'è un filo rosso, c'è un filo rosso tra quegli eventi e anche noi oggi, c'è un filo rosso perché ci aiuta a capire un fenomeno che è partito praticamente da lì e si è sviluppato ed è si è prodotto in questi 100 anni, cioè lo svuotamento dei cristiani nel Medio Oriente in tutta questa fascia, praticamente ha inizio dal piano di sterminio che ha portato alla morte di 1,5 milioni di persone, su base anche religiosa, nasce proprio da quei fatti, quindi non è un capitolo storico che ci deve essere lontano, lo dobbiamo sentire come lontano, perché ci aiuta a capire il fenomeno di oggi. Quel genocidio fa ancora oggi fatica a essere riconosciuto a livello internazionale, tanti paesi non l'hanno ancora fatto. E allora mi vengono in mente le parole di Edith, che insomma era un premio Nobel di genocidi, in qualche modo se ne intendeva lo stesso deportato ad Auschwitz, ed era il primo che diceva che il negazionismo di fatti così brutti, così orrendi, così massificati, negare dunque cose di questo genere è come chiudere un delitto perfetto, come non riconoscerlo vuol dire aprire anche tanti fatti della storia. E in effetti poi, se noi guardiamo il fatto che il genocidio armeno, per una serie di questioni politiche e storiche che andremo a vedere in questa conversazione, dal 1923 ad oggi, cioè da quando è stato diciamo rinegoziato il trattato di Losanna che lo impose a Atatürk, e in questo trattato riuscì a far cancellare la questione armena, quindi da quel momento lì è diventata tabù totalmente per tutta l'Europa, Stati Uniti, poi solo ultimamente comincia a parlare. Bene, quel buco storico, quindi lo svuotamento progressivo dei cristiani, quel buco storico è un buco che ha fischiato, che ha prodotto altro male. Del resto, se uno non condanna, non punisce i responsabili di fatti di questo genere, naturalmente poi, se non siamo ancora stati riusciti a diciamo difendere la memoria di 1,5 milioni di cristiani che sono stati uccisi con un piano di sterminio terribile, anche che vedremo come, perché è importante, è chiaro che poi non riusciamo nemmeno a difendere quello che ci arriva oggi. Per cui la comprensione anche di certi fenomeni che vediamo, le immagini che ci arrivano su YouTube, le crocifissioni, ne avrete viste purtroppo, le decapitazioni, bene, tutto questo c'è stato già nel periodo del 1915-1918, sono state pratiche diffuse, sono state pratiche che si sono verificate per cancellare dalla faccia della terra un popolo. Non lo dico io, sono i documenti che lo dicono, sono archivi che sono stati
esperti e tutto costruibili ormai tutti gli studiosi, uno degli archivi più importanti, più ricchi, più variegati, proprio per le voci, i testimoni oculari che hanno inviato appunto testimonianze su quello che accadeva, sono gli archivi vaticani. Oggi negare quello che c'è stato per gli archivi, per il frutto che c'è all'interno di questi archivi è impossibile. Mi sta bloccando, scusa, secondo. Basta, allora dicevo, do la parola a Robert Altariani, che prego proprio di accogliere, perché come grande amico, e noi siamo amici, dico, del popolo armeno, perché la mia domanda è: quando avete sentito o hai sentito quelle parole del Papa quella domenica mattina, che cosa è accaduto? Beh, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Quando abbiamo sentito le parole del Papa è stata un'emozione incredibile. Io stavo commentando in diretta praticamente la messa e posso dire che mi sono commosso, non sono riuscito a continuare quello, cioè a spiegare quello che stava dicendo Papa. Ho detto solo che Papa ha pronunciato finalmente questa parola, una parola che per noi armeni ovviamente è importante, ma non solo la parola, il senso, cioè non è la parola in se stesso, ma tutta la storia che c'è dietro questa parola. E il Papa è stato forse l'unica personalità, e non poteva fare diversamente, che ha abbattuto un muro di silenzio che dura da 100 anni. Quest'anno si commemora il 100° anniversario del Giubileo. E il Papa è stato l'unica personalità mondiale che ha veramente abbattuto con un gesto un muro di silenzio che perdurava da 100 anni. Quindi per tutti gli armeni è stato una cosa emozionante da un lato, ma anche finalmente un diritto riconosciuto alla memoria di 1,5 milioni di cristiani massacrati. Voglio fare una piccola parentesi proprio per ritornare all'argomento di oggi. Mi fa piacere che il titolo è Cosa ci importa dell'Armenia? Vuol dire che dell'Armenia ormai si sa qualche cosa. Io sono arrivato in Italia alla fine degli anni 80 e quando mi presentavo dicendo di essere d'origine armena c'era gente che mi guardava come se fossi un marziano. Dell'Armenia non si conosceva nulla, e nemmeno degli armeni. Qualcuno azzardava a dire che è andato in Romania, che ha visto la Romania. E io sono rimasto veramente sbalordito, perché venivo da un paese come Libano dove gli armeni avevano il loro posto, erano conosciuti, era gente che insomma meno male conosceva la nostra storia, e mi meravigliavo come mai in un paese europeo come l'Italia degli armeni non se ne parlava. È di là che è nata la voglia di cominciare a raccontare la storia degli armeni e cominciare a far rivivere ancora di più la memoria del nostro popolo e dei nostri nonni. Non voglio prolungarmi. Bene, grazie. Allora chi comincia? Vero, la prima domanda è per Franca Soldati ed è una domanda diciamo introduttiva per aiutarci a chiarificare qual è il quadro generale della vicenda, ed è: perché il governo dei giovani turchi dal 1915 cominciò la persecuzione che portò allo sterminio di 1,5 milioni armeni, e perché proprio gli armeni? Che cosa rappresentava questa etnia e proprio che cosa rappresentava in quello specifico contesto? Allora, una brevissima tornata storica e non vi voglio ammorbare, però è importante per incoraggiare questo. Come ormai sappiamo, come abbiamo visto anche dal filmato che è stato poc'anzi riprodotto, l'inizio della fine, il grande male, il Metzgergern, il genocidio, è avvenuto il 24 aprile del 1915, quindi da quel momento lì è iniziato il piano di sterminio. Però come si è arrivati a lì? Si è arrivati a lì, si è arrivato lì per diversi motivi, per motivi politici, per motivi economici soprattutto,
e anche per motivi religiosi. Innanzitutto la comunità armena, che aveva per secoli e secoli vissuto all'interno dell'impero ottomano, un impero potentissimo, un impero ricco, un impero vivace, un impero, se volete, anche culturalmente molto molto interessante, cosmopolita. Questa comunità aveva sempre, diciamo, convissuto molto pacificamente e molto bene, e era parte integrante del tessuto. Verso la metà dell'Ottocento anche nell'impero ottomano cominciavano a farsi strada le filosofie di stampo nazionalista, quindi era la Turchia ai turchi, il patturalesimo, il patturchismo, che portarono poi verso la fine dell'Ottocento ad alcuni pogrom, le stragi amidiane. Però ancora non c'era, diciamo, la piattaforma politica che sarebbe sfociata nel piano di sterminio. L'impero ottomano entrò successivamente in guerra con la Grecia, e fu un conflitto che gli prosciugò le casse dello Stato, la indebitò moltissimo l'impero ottomano, tant'è che appunto in Europa questo grosso impero che spaziava appunto dai Balcani fino all'Iraq sostanzialmente, era visto un po' come il grande malato, il gigante dai piedi d'argilla. L'impero ottomano fu costretto ad indebitarsi, a contrarre dei forti debiti con le potenze europee, e da lì cominciò anche a maturare l'idea all'interno del partito dei giovani turchi, che nel frattempo avevano preso, diciamo, stavano avanzando, non stavano prendendo potere, eccetera. C'era l'idea di cancellare l'onta di non avere così, insomma, di ripianare questi debiti. Quindi da una parte l'idea della Turchia ai turchi, quindi si cominciava già a vedere come elemento molto ostile la comunità armena, che chiaramente aveva una cultura propria ed era cristiana. Poi la questione economica, e poi c'era anche una questione politica, perché anche gli armeni venivano visti come dei potenziali elementi, diciamo, negativi, che potevano minare dall'interno l'impero ottomano. Diciamo che tutto questo un po' mixato portò piano piano ad alimentare l'odio. L'odio cominciò a serpeggiare in modo carsico fino al 1914, quando all'interno di molte moschee dell'impero ottomano si cominciò questa predicazione sempre più violenta. Lo sterminio degli armeni non ha una base religiosa, non nasce da una base religiosa. La base religiosa, il jihad, non lo dico io, lo dicono proprio dei testimoni dell'epoca, fa solo da detonatore a una situazione che via via era diventata sempre più insostenibile. E poi alla fine il piano, che viene preparato proprio a tavolino da un triunvirato, che iniziò a decapitare la parte, l'elite degli armeni, tant'è che viene preso come data il 24 di aprile, e a Costantinopoli in una sera 250 tra intellettuali, banchieri, politici, ricchi proprietari terrieri, molto ricchi, insomma erano le finanze in qualche modo che erano nel mirino, furono subito emanate due leggi a sostegno di tutto questo: le deportazioni da una parte e l'incameramento dei beni. Da quel momento lì, il 24 aprile, la famosa Kristallnacht, chiamiamola così, l'inizio della fine, partì poi il piano di sterminio, e quindi partì l'ordine
da parte del ministro dell'interno in tutte le province dell'impero, che è stato un impero veramente vasto, e da lì iniziarono le deportazioni. Quindi le motivazioni che portarono sono di tipo economico, politico, ma anche religioso, tant'è che ci sono diversi nei documenti vaticani, diversi vescovi che raccontano proprio di questa preparazione, questa coltivazione dell'odio. Persino il vescovo Maloyan, che poi è diventato beato, è stato riconosciuto martire da Wojtyla, racconta che prima lui stesso era incredulo di quello che vedeva, perché la comunità armena aveva più o meno sempre convissuto in modo pacifico, ed era incredulo perché capiva che c'era quest'odio montante e questa predicazione molto radicale. Allora, sì, una domanda per il signor Tarian. Per quanto riguarda la visione della Turchia all'Unione Europea, cioè l'Unione Europea richiede che la Turchia riconosca il genocidio armeno. Questa è una richiesta, diciamo, fine a se stessa, cioè nel senso che è un motivo reale, rappresenta un motivo reale per l'Unione Europea di esclusione, oppure viene, diciamo, utilizzato dall'Unione Europea come scusa per non ammettere la Turchia? E qual è il significato, diciamo? Sia l'uno che l'altro, ovviamente dipende dal punto di vista. L'Unione Europea nel 1987 votò una risoluzione nella quale diceva che se la Turchia vuole entrare in Europa deve riconoscere il genocidio armeno, ed è una risoluzione tuttora in atto. In effetti, dopo il pronunciamento del Papa il 13 di aprile l'ha ribadito questo. Ovviamente poi dipende da paese a paese, ci sono dei paesi che sono pro-Turchia, inclusa l'Italia, e altri paesi che invece dicono chiaramente che, pur essendo pro-Turchia, però vorrebbero che la Turchia facesse i conti con il proprio passato. Quindi ovviamente poi certe risoluzioni, certi fatti vengono utilizzati, per carità, da diplomatici o da politici per i propri scopi. Però qui il discorso dell'Unione Europea è molto chiaro: hanno pronunciato tutti quanti insieme, hanno votato tutti quanti insieme una risoluzione nella quale si chiedeva, non adesso, nel 1987, alla Turchia di riconoscere il suo passato e di riconoscere questo crimine compiuto non dalla Turchia attuale, dall'impero ottomano, e di fare i conti con con la storia, per poter far parte della famiglia europea. Attenzione, in Turchia non c'è solo un genocidio, ci sono tanti altri problemi, problematiche. La Turchia ha invaso un pezzo d'Europa. Cipro Nord non è considerata in Europa, perché è fuori dal territorio europeo. Solo Cipro Sud oggi è considerata Europa. Quindi un pezzo d'Europa è invaso militarmente dal 1974 da parte della Turchia, e la Turchia bussa alle nostre porte. La Turchia ha chiuso unilateralmente i suoi confini con la piccola Repubblica Armena, che abbiamo visto quanto è piccola, dal 1994, senza ragioni, solo perché mette condizioni, cioè la sua condizione è: io apro i confini, ma l'Armenia deve rinunciare al riconoscimento del genocidio. I diritti umani in Turchia non sono considerati. Voi sapete quanti curdi vivono in Turchia su 70 milioni di abitanti? Azzardate un numero, e sono considerati una minoranza, non hanno nessun diritto. Quanti? Su 70 milioni in Turchia vivono 20 milioni di curdi, e questi 20 milioni non sono considerati cittadini di prima categoria, sono considerati turchi della montagna, perché non devono essere riconosciuti come una etnia, come un popolo. Quindi la Turchia ha troppi problemi prima di entrare nell'Unione Europea, al di là del problema di base, che è quello del riconoscimento di una pagina così tragica della storia, che è un genocidio, non perché l'hanno compiuto contro gli armeni, perché il genocidio in se stesso è un crimine immane che va riconosciuto. Tra l'altro, mi risulta
risulta che proprio il termine genocidio fu coniato proprio sulla, coniato proprio sulla storia, sulla vicenda degli armeni. Quindi pensate il paradosso, no? Cioè proprio... Grande Madre, loro viene chiamato Grande Madre, cioè i mezzi Eger, e fu coniato diciamo subito dopo, ma perché era talmente abnorme quello che era accaduto che non c'era un termine per definirlo. Poi appunto bisogna aspettare il 1948 con la definizione di questo giurista ebreo polacco che aveva iniziato a studiare il caso degli armeni e alla fine si riuscirà a definire e a riconoscere da un punto di vista internazionale la questione del genocidio. Però pensate il disorientamento di un popolo che era stato quasi annientato, non riuscire nemmeno a definire un pezzo della propria storia, perché sterminio non bastava, macelleria non bastava, e l'unica cosa che potevano dargli è male, il grande male. Era la cosa più grande. Persino Benedetto XV, quando in una lettera accorata, bellissima, che scrisse al sultano Maometto V, si vede, si capisce dalla terminologia utilizzata che lui stesso faceva fatica a dare una descrizione, una definizione a quello che aveva saputo dai dispacci che riceveva. Una domanda alla dottoressa Gian Soldati, sempre su questo tema, la parola genocidio, perché c'è una frase molto bella della Antonia Arslan che dice: è come se la Germania negasse la Shoah. Il punto sembra proprio essere questa parola, genocidio, e fa impressione che anche il presidente Obama ancora questa parola non l'ha ancora pronunciata. È solo una questione politica? È una questione che riguarda anche l'opinione pubblica turca, oppure diciamo i criteri dei politici non sono i criteri del popolo turco, che magari qualche volta ammette quello che c'è stato nel passato? E perché questa parola, sembra una domanda un po' ingenua, però perché questa parola fa così ancora male e viene così ancora sbianchettata dai documenti ufficiali? Come dicevo prima, come ho accennato prima, nel 1923 Atatürk, il padre della Turchia moderna di oggi, impose alle nazioni belligeranti europee di ritornare a rinegoziare il trattato. E come si sottolineava poc'anzi, la Realpolitik aveva preso di nuovo il sopravvento. Si capisce perché da quel momento lì fino ad oggi la questione non poteva essere riproposta. Pensate addirittura che solo nel 1975 nell'URSS, nell'Unione Sovietica, era proibito parlarne per non urtare, per non indebolire, per non compromettere i buoni rapporti tra l'URSS e la Turchia. Quindi ha sempre avuto è sempre stato un passo in avanti, diciamo, le questioni politiche e le questioni economiche. Anche adesso, se pensate al negazionismo, perché questo è stato al negazionismo che è imposto, lo si capisce anche dal modo in cui la Turchia moderna lo porta avanti, persino, che ne so, pure in Italia.
non voglio creare problemi, però so che ad esempio anche in quest'ultimo periodo, il periodo appunto delle celebrazioni a Yerevan per il 100° anniversario, sono state fatte delle forti pressioni sul governo, tant'è che mi è stato spiegato che c'è una sorta di ordine di scuderia, chiamiamolo così, dei diversi ministeri sensibili, di tenere bassa la questione. Mi viene in mente ad esempio anche l'anno scorso il sindaco di Cagliari, che aveva organizzato un convegno per parlare appunto di questa fase storica, aveva voluto invitare l'ambasciatore armeno presso il Quirinale, e prima di invitarlo aveva ricevuto delle forti pressioni dalla Turchia. La Turchia ha sempre esercitato pressioni ad esempio anche sulla Santa Sede. Avete visto ad esempio il polverone pazzesco che hanno suscitato le parole del Papa il 12 di aprile nella Basilica di San Pietro, quando ha celebrato la messa, perché ha osato dire quello che era, cioè un genocidio. Genocidio è un termine, per risponderti in modo più completo, è un termine definito, codificato dalla comunità internazionale, che implica anche poi diciamo una via per un riconoscimento, quindi arrivare anche a delle punizioni per i colpevoli, in questo caso chiaramente non ci sono più, arrivare anche a dei risarcimenti, arrivare anche a una metabolizzazione di un evento che per la coscienza collettiva è così pesante. Pensiamo per esempio al genocidio che c'è stato nella seconda guerra mondiale, la Shoah. La Shoah ha prodotto 6 milioni di morti, purtroppo, però c'è stata anche una presa di coscienza collettiva internazionale, si è arrivato a un tribunale internazionale con delle condanne, con dei risarcimenti. Questo dovrebbe essere stato già fatto per gli armeni, ma non è mai stato fatto per il famoso trattato di Losanna del 1923. A onor del vero, pensate che vi fu un processo nel 1919, diciamo al famoso triunvirato che è stato responsabile diciamo della pianificazione diciamo più politica. Erano tre ministri, Talat, Enver e Cemal. Il tribunale era un tribunale turco non riconosciuto dalle potenze belliche, dalle potenze europee, arrivò effettivamente a condannare entrambi, insomma queste quattro persone tra l'altro, che però riuscirono tutte a fuggire, guardate un po', con l'appoggio della Germania. La Germania, non dimentichiamo, in tutta questa vicenda ha un ruolo secondario, perché è sempre stata l'alleato principale dell'impero ottomano, della Turchia. E se voi fate il paragone tra quel processo del 19, io lo chiamo un po' un processo Varsa, e il processo di Norimberga, si capisce chiaramente che c'è una differenza politica e giuridica enorme, perché sarebbe stato come se i tedeschi, facendo quel paragone e prendendo le dovute distanze, però sarebbe come se i tedeschi avessero processato i nazisti. Ci vuole un tribunale internazionale che riconosca questo, quindi dire che un genocidio, arrivare alla parola genocidio, vuol dire anche poi procedere, no, con le conseguenze, cosa che la Turchia non vuole. Un'aggiunta, poi si prepari la persona che deve parlare. Sì, diciamo che Obama, proprio per aggiungere, non pronuncia la parola genocidio, ovviamente dopo il pronunciamento del Papa. Non so quanti ministri turchi sono andati negli Stati Uniti proprio per scongiurare Obama dal pronunciare
il termine genocidio, ovviamente poi minacciandolo diciamo di chiudere la base di Incirlik, dove ci stanno le basi aeree degli Stati Uniti. Che l'abbia detto o non l'abbia detto non è un problema. Obama utilizza tutte le parole per dire che nel 1915 c'è stato un genocidio, che ci sono state delle persone massacrate, 1,5 milioni, parla di cifre, parla di numeri. Secondo me dice una cosa ancora di più del genocidio. La Turchia ha paura della parola genocidio, perché come ha detto Franca ci sono le conseguenze di questa parola. La parola genocidio è un termine giuridico, non è un termine letterale, è un termine giuridico che comporta delle conseguenze. E la Turchia attuale è l'Armenia storica. Prima lì non c'era Turchia. Noi siamo a Roma, se fate una passeggiata verso Fori Imperiali, ci sono le quattro cartine geografiche che rappresentano l'impero romano, prima del Colosseo. Se andate a vedere lì, c'è scritto in carattere cubitali Armenia, non c'è scritto Turchia, non c'è scritto impero ottomano. Gli armeni è il popolo autoctono di quelle terre. Oggi però non ci sono più, ci stanno solamente 80.000 armeni che vivono quelle terre, e gli armeni sono 10 milioni ma sono sparsi nel mondo. Qualche cosa è successo nel 1915, altrimenti non era questa la realtà. È una curiosità che però ci fa capire anche perché tante retrosie da parte di Ankara. Questi famosi quattro personaggi che furono condannati nel 19, che furono scappare in Germania, eccetera, pensate che sono appunto gli ideatori del piano di sterminio, pensate che nella Turchia moderna di Atatürk dal 23 a oggi sono considerati degli eroi nazionali. Le vie principali di Istanbul, di Ankara o di altri posti portano il loro nome: Boulevard Enver, Boulevard Talat. Cioè, è un particolare che comunque secondo me è molto importante. Come se a Berlino Monaco ci fosse Largo Göring o Piazza Hitler. Avanti. Una domanda al signor Attarian. In un recente dibattito il giornalista Alberto Rosselli suggeriva che la strage degli armeni è la prima della modernità, spinta dall'ideologia della modernità. I grandi genocidi sono avvenuti quando è venuto meno un certo anelito religioso. Dunque, sembra paradossale che nella modernità, che nasce proprio dal tentativo di affermare la parità e l'uguaglianza, si siano verificati quei genocidi nati dalla paura dell'altro, dal rifiuto di ciò che è diverso. Come mai è successo questo? E questo pericolo è presente ancora oggi? Beh, il pericolo che sia presente oggi non sono io a dirlo, ma sono un fatto. Purtroppo basta accendere tra poco il telegiornale e vedremo quello che sta succedendo nel Medio Oriente, quindi è un pericolo attuale. Ecco perché il genocidio armeno non è un affare degli storici, ma affare degli attualità. Hitler, prima di compiere il suo gesto atroce contro gli ebrei, aveva detto una frase che poi è diventata famosa: chi si ricorda oggi del massacro degli armeni? Una frase che non aveva avuto risposta finché lui non ha compiuto un'altra volta questo gesto, una frase che per 100 anni forse non ha ancora avuto una risposta, perché anche oggi nel Medio Oriente, in Iraq, in Siria, si stanno compiendo gli stessi crimini e il mondo sta a guardare. Oggi ancora nessuno viene. Sì, l'uguaglianza, bisogna però vedere come la capiamo questa uguaglianza. I turchi la capivano, la Turchia, tutto quello che non è turco, tutto quello che non è Islam va annientato. In effetti, oltre agli armeni c'erano anche gli assiri, c'erano i greci, pure loro sono stati massacrati. Ovviamente l'etnia armena era quella maggioritaria. Però guardate caso che i curdi, che erano musulmani, non sono stati annientati, perché erano facilmente assimilabili. Quindi l'uguaglianza consisteva per i turchi, per gli ottomani, in questo. Cioè tutto quello che è uguale a me va bene, tutto quello che è diverso non va bene. Purtroppo sì, se la domanda è che quel pericolo c'è ancora oggi, finché il mondo non prende coscienza
che gli orrori del passato non devono ripetersi, questo pericolo c'è sempre. Io poi quando vado nelle scuole dico ai ragazzi che scongiurare questo pericolo non dipende dai politici, dipende da ognuno di noi, dipende da ogni persona, dipende nel nostro piccolo, di quello che stiamo facendo. Anche oggi in questo incontro probabilmente noi stiamo scongiurando questo pericolo, perché stiamo raccontando qualche cosa che è successo che non vogliamo però che si ripeta. E se ognuno di noi fa questo piccolo gesto intorno a sé, forse possiamo sperare in un mondo, in un futuro migliore di quello che abbiamo ricevuto. E sempre per il signor Mariano, forse un po' perché a questo che già stavo accennando, volevo sapere che cosa secondo lei rende così unica l'identità armena e così forte da portare uomini e donne al sacrificio di sé per mantenerla. E a questo proposito, se la nuova Repubblica di Armenia potrebbe essere un esempio a cui l'Europa può guardare, quindi avere un messaggio per tutti, e come contrastare se sarà possibile, è possibile una convivenza pacifica delle popolazioni che abitano il territorio corto, un po' cosa può permettere che la diversità non faccia paura. È una domanda che dovevate fare a Franca, così scriverò un altro libro, perché mi sembra una domanda talmente vasta e argomentata che insomma spiegarla in due battute non è giusto, anche perché ho perso pure il filo della domanda. Comincio dalla fine. Io personalmente credo che convivere pacificamente tra i popoli si può fare. Vengo da un paese come il Libano, dove abbiamo vissuto con i musulmani per tanti anni, e quando sono arrivato in Italia e mi si diceva che in Libano c'era una guerra di religione, non era vero. La guerra non era una guerra di religione in Libano. Io ho vissuto in una via e la parallela c'erano tutte famiglie musulmane, non ci siamo mai ammazzati. Però purtroppo qui in Italia, in Europa, dappertutto arrivava la notizia che lì c'era la guerra di religione. Non era una guerra di interessi, perché le guerre sono sempre guerre di interessi. Poi le religioni vengono utilizzate come deterrente oppure per i propri, diciamo, per il proprio piacere. Per quanto riguarda l'identità, cosa rende? Una domanda che mi sono sempre posto anch'io, mi sono posto su me stesso. A me non mi manca niente, sto bene, in Italia, faccio famiglia, figli, c'è un lavoro, tutto quanto. Cos'è che mi spinge a continuare a lottare per un diritto che a 100 anni, che appartiene a gente che sì, sono miei antenati, ma non l'ho mai conosciuto. Secondo me è un DNA innato che sta dentro di noi, quell'attaccamento alla terra che ci è mancata. I primi sopravvissuti del genocidio non hanno parlato del genocidio per quasi 50 anni, la seconda e la terza generazione, io sono forse la quarta generazione che abbiamo cominciato a battere i piedi per terra dicendo no, noi abbiamo un diritto nel difendere. E quindi questo DNA secondo me ci spinge a avere forte questa identità e a difendere questa identità. Però a differenza di quanto hanno fatto nell'impero ottomano, noi la identità la difendiamo, non la imponiamo però. Gli armeni dovunque sono andati non si sono chiusi in ghetti, ma si sono emancipati, hanno vissuto dentro il tessuto sociale, sono diventati cittadini veri e propri del paese che li ha ospitati, e lì hanno anche contribuito dando in più anche la loro identità. Così spesso e volentieri ho questa figura diciamo nella mente per l'identità. Voi sapete l'Ararat, il monte Ararat dove si posò l'Arca di Noè, è il simbolo degli armeni.
però il Monte Ararat non sta, è al di là del confine, e sta in territorio turco, solo che gli armeni lo guardano come il loro simbolo. E questa voglia di guardare l'Ararat rende forte l'identità armena, questa voglia e questo desiderio che un giorno non si guardi l'Ararat, ma si guardi il mondo dal Monte Ararat. Quindi questo ritorno, no, al paese, alla fonte, perché gli armeni non solo sono stati sterminati, sono stati sradicati dalla loro terra, gli è stata negata l'identità, gli è stata negata proprio l'essenza. Questo è il grande male degli armeni, cioè non è solo l'essere morti o sacrificati o insomma ammazzati, ma c'è di più della morte, c'è proprio l'annientamento di una cultura, di una identità, di una tradizione, e questo forse rende ancora più forte questo attaccamento all'identità. Rispondendo alla domanda, io ai miei figli non ho mai imposto né di imparare l'armeno né di partecipare a riunioni così, ma ho una figlia, che adesso ha 21 anni, che è più armena di me, e ripeto, io non ho imposto nulla, e secondo me è il DNA che scorre nel nostro sangue che ci induce a non mollare, ma non lo facciamo perché siamo armeni e solo per gli armeni, lo facciamo perché noi crediamo in una umanità diversa. Franca voleva dire una cosa a proposito della scuola, poi c'è un'altra domanda mi pare per Franca. No, io volevo aggiungere che è il silenzio alla fine che uccide, mi riferisco anche alle ultime cose che ha detto. Ad esempio la questione identitaria, non mi stupisce che la figlia di Roberto Attarian sia più armena del padre. Pensate che è stato così abnorme quello che hanno vissuto e introiettato i sopravvissuti, che la prima generazione successiva, cioè ai loro figli, non sono riusciti a raccontare niente. Era così terribile le immagini, le esperienze, la morte, l'odore, era abnorme, e avevano addirittura la paura di non essere creduti, anche perché nessuno ne parlava più. A quel punto lì a loro è venuta il bisogno di proteggere i figli, e ai figli non hanno raccontato quasi niente, quasi tutti lo hanno fatto con i nipoti. Dai nipoti in poi c'è stata una riappropriazione della memoria. E dicevo che il silenzio uccide perché chiaramente ti porta via una parte di te in questo caso, e l'obiettivo anche di tanta insistenza da parte del Papa nel discorso che ha fatto, nell'omelia che ha fatto a San Pietro, è quella di poter assistere un giorno a un percorso che porti a una memoria condivisa, una piattaforma comune, che è l'unico modo poi per riuscire a mettere pace tra armeni e turchi. Una cosa abbastanza lunga, diciamo che è l'unica strada comunque possibile, e si può fare con dialogo, si può fare con dibattiti, si può fare parlando, perché appunto il silenzio uccide. Mi è venuto in mente una cosa che abbiamo vissuto assieme io e Roberto tipo un mesetto fa. Sono stata invitata grazie a lui in un liceo romano. Io era la prima volta che andavo e sono stata colpita da tanti ragazzi molto interessati a tutte queste vicende, veramente molto smart, ma non conoscevano niente, e non conoscevano niente perché ragazzi tra l'altro di liceo, perché nei programmi scolastici questa parte storica, questo buco storico, un buco nero,
è racchiuso in tre controlitteri che è liquidato all'interno del capitolo sulla prima guerra mondiale, cioè mentre ad esempio la questione giustamente del genocidio degli ebrei, la Shoah eccetera eccetera, cioè c'è una letteratura enorme, se ne parla in continuazione, abbiamo introiettato, ognuno ha introiettato il dramma, anche la valenza di questo passaggio storico, gli europei sanno che cos'è perfettamente. E per quanto riguarda invece la questione armena, buio, nessuno sa niente perché non se ne è mai parlato, non se ne parla, quindi l'unica cosa che può uccidere anche un futuro di pace è il silenzio. L'ultima domanda era sul suo libro, forse ha già risposto prima. Volevamo sapere cosa l'ha colpita della vicenda armena tanto da scrivere un libro, e come parla a lei questa vicenda, come ha parlato. Allora, io non sono armena, non conosco tanti armeni a parte Roberto, che ci siamo conosciuti una decina d'anni fa. Anche io sono stata colpita e fagocitata dal buco nero della non conoscenza, perché all'università, anche se ho studiato scienze politiche, quindi ho fatto una marea di esami storici con professori come Pompei, Angelo Panebianco, eccetera, eccetera, ci siamo anche dedicati con interi seminari e corsi sulla seconda guerra mondiale, bla bla bla, bla eccetera. Nel 96, e poi vi dirò anche perché cito il 96, nel 1996 io sono cascata dal vero. Allora, all'epoca lavoravo alla TL Cronos, mi occupavo già di cose di chiesa, però ero lì da poco, quindi poi in una redazione piccolina, ognuno deve fare un po' tutto. E quindi in quel periodo lì c'era un deputato leghista che si chiamava Pagliarini, si chiama Pagliarini, che è quello che ha introdotto nel Parlamento italiano per la prima volta una mozione per il riconoscimento del genocidio armeno. Lo ha fatto per motivi molto molto personali, perché la moglie è figlia di una sopravvissuta, quindi lui stesso in famiglia, diciamo, conosceva perfettamente la cosa. Allora, questo Pagliarini mandava nelle redazioni delle agenzie di stampa, dei giornali, eccetera, dei comunicati, questo dal 1996, per spiegare che cosa stava facendo, ed era logorroico, per cui c'erano i fax, tipo, ogni volta che arrivava erano tipo 10-15 fax su questa vicenda. Nella redazione nessuno se ne voleva occupare perché era un po' faticoso, e quindi mi chiedevano a me, che ero l'ultima arrivata, di occuparmi. Quindi mi sono interessata alla questione proprio per questo, e mi sono anche interrogata sul perché io non sapevo veramente niente di questa pagina di storia. Poi ho seguito nel 98, quando è stata presentata questa mozione, e poi successivamente da quel momento lì in Vaticano hanno cominciato a parlare della possibilità di un viaggio del Papa a Yerevan in Armenia, viaggio che ha avuto una marea di difficoltà proprio per gli ostacoli che metteva sul cammino la Turchia. E poi ho seguito la genesi di questa dichiarazione congiunta tra Giovanni Paolo II e il patriarca armeno dell'epoca, che si chiamava Karekin II, e all'interno di questo testo si utilizzava per la prima volta la parola genocidio. Anche in quel caso ci sono state delle reazioni, insomma, abbastanza antipatiche da parte della Turchia, senza arrivare però alle reazioni che ci sono state adesso con Francesco, perché la Turchia, come sapete, ha richiamato ad Ankara l'ambasciatore, e da un punto di vista diplomatico è un passaggio forte, un passaggio politicamente significativo. Comunque, la cosa buffa che mi viene in mente per dirvi è che
proprio mentre Giovanni Paolo II e Cara Ettine diffondevano questo testo con la famosa parola, il giorno successivo ricordo che c'erano alcune agenzie di stampa turche che titolavano il Papa sta dando di fuori di testa per sottolineare che forse era diventato un po' vecchio e che insomma non era più in grado di intendere di volere. E poi finalmente il Parlamento ha affrontato la questione, anche questa qui l'ho seguita, così come ad esempio devo anche la conoscenza, l'argomento a due amici che hanno scritto un bellissimo libro, l'Hotel Baron di Aleppo, che sono Flavia Amabile e Marco Tosatti, e poi ho sempre seguito la questione da un punto di vista, diciamo, ecclesiale. Mi ha colpito soprattutto il viaggio che fece Giovanni Paolo II a Yerevan. Non dimenticherò mai quando entrò, ormai era mangiato, asciugato dalla malattia, quindi faceva fatica a camminare, aveva il volto che era contratto dal Parkinson, e quando si trovò di fronte al centro, anzi, di questo memoriale, molto cupo, è fatto di marmo nero, con un grande braciere che arde al centro, e l'unica cosa che poteva fare, perché era veramente bloccato, era paralizzato, aveva gli occhi velati di lacrime. Per arrivare lì si era dovuto imporre anche sulla diplomazia pontificia, che a sua volta non era convinta di quel passaggio, però lui lo ha voluto fare proprio per onorare 1500 cristiani morti che considerava martiri e che sono stati definiti tali poi dal successore che venne dopo, cioè da Francesco. Sono telegrafico, volevo fare un'osservazione e poi una domanda. L'osservazione in realtà è più un feedback di pancia, no? Rispetto a quello che è emerso fino ad ora, ed è il seguente. La cosa che mi ha sorpreso di più è la questione identitaria, lo dico in maniera, diciamo, volutamente generica, perché mi ha sorpreso fin dall'inizio quando riportava l'episodio del Papa recente. Per la prima volta ha detto genocidio, la prima volta che mettono la vicenda degli armeni, e lei raccontava che si è commosso. E mi sorprendeva pensare per che cosa potrebbe commuoversi un italiano, qualcosa che è successo un secolo fa, no? E legato a questo mi sorprende, il riscontro che la in un momento storico in cui noi continuamente parliamo dell'assenza di identità, della carenza di identità, ne parliamo, ma io la vedo su di me, e la vedo soprattutto anche nei più piccoli, mi ha sorpreso notare che è comunque affascinante l'identità, avere davanti una persona con un'identità forte, senza entrare nel contenuto di questa identità, anche solo, diciamo così, per il fatto che c'è, è più affascinante. E questo è un feedback così volante e non argomentato. La domanda in realtà è una curiosità. Dicevamo prima che uno degli impedimenti che continua a diciamo così, impedire al governo turco di riconoscere il genocidio sono le conseguenze culturali di questo avrebbe, no? Un processo di metabolizzazione di una vicenda. La mia curiosità è, ma i turchi, a parte il governo, che sensibilità hanno di questo? Cioè, se ora io vado in Germania e parlo dell'olocausto, ci sono un certo tipo di reazioni. Volevo capire se la questione del genocidio sì o genocidio no, per banalizzarla senza essere irriverente, è una questione che è sentita dal governo e basta, oppure se è entrata nel tessuto culturale anche, diciamo così, più spiccio del popolo, e se sì, come?
grazie per la domanda, perché volevo proprio parlare di questo io. Perché è stata pure posta prima questa domanda. Il negazionismo turco è un negazionismo di Stato, di governo, di diplomazia, non è un negazionismo di popolo. Il popolo, specialmente in questi ultimi anni, che è diventato più, diciamo, ha cominciato a capire la storia, è molto propizio a riconoscere i suoi errori. Mi è capitato, se non mi sbaglio, 3-4 anni fa, stavo in una trasmissione radiofonica dall'altra parte, praticamente per telefono, dall'altra parte c'era un giornalista turco e abbiamo parlato abbastanza, diciamo, della vicenda del 1915, e all'improvviso sento questo giornalista, che io non ho mai conosciuto, mi ha detto: scusa, se tutto quello che tu hai detto è vero, io ti chiedo scusa. Quello è stato per me un gesto enorme. Questo significa che il popolo, cioè i turchi normali, non sanno la verità, e quindi non è che la negano e la sanno, mentre lo Stato conosce la verità e la nega. Quindi il negazionismo, se vogliamo tornare al discorso, alla domanda, è un negazionismo di Stato. Ci sono tanti intellettuali turchi oggi che, a rispetto anche della legge del codice penale turco, che è la legge 301, che vieta a chiunque di pronunciare la parola genocidio o di dire che nel 1915 c'è stato un genocidio, perché poi se no viene incarcerato, viene un aumento a 10.000 euro, così come è successo per esempio al premio Nobel Pamuk, perché nel suo libro ha scritto, un'intervista ha scritto che nel 1915 c'è stato un genocidio, ha dovuto subire un processo. Oggi non vive in Turchia perché è minacciato di morte. Così della la stessa sorte c'era un altro storico, Taner Akçam, che vive sotto scorta degli Stati Uniti perché è minacciato di morte. Quindi ci sono tanti intellettuali turchi oggi che sono propizi a fare i conti con la storia. È la politica che non lo vuole fare, se è questa la domanda. È proprio per dire la politica anche in Italia. Se voi andate sul sito turistico dell'ambasciata turca in Italia, c'è scritta questa frase: l'eredità delle molte culture fanno della Turchia un paradiso di ricchezza storica e culturale inestimabile. Sentite, artisti, ittiti, frigi, urartici, lici, liti, ioni, persiani, macedoni, romani, bizantini, seggiuchiti e ottomani hanno lasciato dei contributi importanti alla storia della Turchia. In realtà non si fa nessuna menzione, eppure è il popolo autoctono di quella zona, per dirvi quanto la negazione, quanto il silenzio poi che stava facendo, a cui faceva riferimento Franca, fa male e continua ad essere esercitato a livello statale. Sì, è stato sopraggiunto. Allora, se andate su Wikipedia e vi fate Mardin è una città nell'Anatolia che sta su un altipiano, è stata teatro di un eccidio pazzesco, eccetera. Wikipedia, visto che Mardin è una città molto antica, è una città che è stata quasi fondata dagli armeni, e con vestigia, eccetera, tutte sparite, non c'è più niente. E comunque, su Wikipedia, nella storia di Mardin, sottolinea appunto il contributo che è stato dato dalla comunità armena, da questo seme di cristianità, da questi monumenti, eccetera. Poi a un certo punto della storia, anche lì il famoso buco nero, e poi si passa all'attualità. Oggi Mardin è una cittadina abitata soprattutto da musulmani, ma si omette quello che c'è stato, che è stato uno dei peggiori eccidi che ha costato la vita a 1.000 persone, un eccidio insomma ben conosciuto, quindi anche lì appunto c'è come se ci fosse, come fosse stato passato il bianchetto sopra. E poi a proposito di quello che si diceva prima, mi piace sempre ricordare Hrant Dink,
non so se ve lo ricordate, questo è un intellettuale armeno che fu ucciso a Istanbul nel 2007 per mano di nazionalisti, proprio perché aveva, aveva osato riflettere pubblicamente sulla storia della Turchia e forse aveva addirittura parlato di genocidio, comunque aveva semplicemente aperto un filone di riflessione, per questo appunto è stato ucciso. Lui scriveva: i turchi negano il genocidio perché non lo sanno, e non ne sanno nulla, semplicemente io sono sotto processo, fu fra l'altro processato per gli articoli che aveva fatto, sempre per il famoso articolo 301 del codice penale, perché ho scritto che il genocidio è avvenuto. Bisogna insegnare ai turchi la verità, e questo non si fa con una legge antinegazionista ma con il dialogo. E poi aggiungo una cosa, 10 giorni fa sul New York Times è uscito un articolo, un reportage che mi ha colpito veramente tanto, mi sa che se smanettate un po' lo trovate, e il New York Times ha mandato per una ventina di giorni un giornalista a girare in lungo e in largo per il paese con un obiettivo: misurare il tasso di negazionismo a distanza di 100 anni, cioè teoricamente più passa il tempo più il negazionismo dovrebbe diminuire. E invece, con grande sorpresa anche dell'autore di questo bellissimo articolo, il negazionismo è aumentato. Chiaramente i parametri che aveva utilizzato sono ad esempio la comparazione di libri di testo nei vari gradi di scuole nel 1970, 1980, 1990, 2000-2010, eppure parlando con la gente aveva rilevato che il negazionismo aumenta, e alla fine il nodo centrale è che l'unico strumento che abbiamo, che tutti hanno, è quello di non stare zitti. Io non vorrei dire chiedere una cosa conclusiva a Robert, scusa, tanto tu aggiungi qualcosa. No, mi colpisce sempre parlare di questi argomenti perché il passato in qualche modo ci rende schiavi, e in tante situazioni del mondo contemporaneo questo peso del passato è schiacciante, no? Pensiamo alle vicende israele-palestinesi, ha citato Cipro, tutta la regione che è in fiamme, no? Persino all'interno del mondo musulmano e arabo, lì la guerra tra sunniti e sciiti, il passato, no? Che ritorna, che non finisce mai. Se pensiamo alla Bosnia e alle guerre della ex Jugoslavia degli anni 90, ecco, cosa ci può far uscire dalla schiavitù del passato? Perché o accade qualcosa ora, io penso sempre questo, o tra due persone o tra due stati che hanno motivi per combattersi, che hanno ragioni di conflitto, no? O accade qualcosa ora che fa superare le ragioni di questo conflitto, oppure le ragioni di quel conflitto saranno destinate a pesare per decenni, forse secoli, no? Perché non passeranno mai. Io mi ricordo all'epoca, quando facevo giornalista, il conflitto della ex Jugoslavia, parlare della battaglia di Kosovo-Polje 1348 per i serbi e per i musulmani era come parlare di un avvenimento di ieri, tale era la forza di questo passato. Però dal passato come si esce? Perché mi pare che il tema della riconciliazione, del percorso che i papi hanno, proprio che il Papa Francesco in qualche modo sogna, vuole incoraggiare, desidera, auspica, sia proprio l'uscita dalla schiavitù di questo passato. È una domanda difficile. Il conflitto israelo-palestinese ha 2000 anni, è cominciato quando c'era Gesù, insomma, è arrivato sulla terra, quindi non è una cosa
di oggi, come si esce dal passato. Papa Francesco anche su questo ha dato forse una strada. Cominciamo a pensare alle cose che ci uniscono e non alle cose che ci dividono. Ovvio, è una strada difficile, ardua, ma è quello che ho detto prima. Non dobbiamo aspettare che accada qualche cosa, secondo me, perché non può accadere, giusto un miracolo può accadere. Dobbiamo farlo noi, ognuno nel suo entourage, ognuno nel suo ambiente, ognuno nel suo piccolo, e probabilmente diffondere questa cultura dell'accettazione del diverso, perché oggi io, per esempio, sono diverso rispetto a voi e voi siete diversi rispetto a me, ma siamo tutti quanti qui, stiamo parlando di un argomento che ci appassiona forse tutti quanti nello stesso modo. Quindi nel nostro piccolo forse fare questi passi, certo non è una cosa che potremmo risolvere noi, però possiamo fare qualche cosa affinché si possa, si spera nel futuro, che le cose cambino. Ovviamente anche i politici, anche chi ha in mano i governi, chi ha in mano il destino dell'umanità, dei paesi, dei popoli, dovrebbe fare qualche passo in avanti. Chi lo sa? Lo dirà la storia probabilmente. Grazie. C'è l'aggiunta di Franca che non può non aggiungere. No, l'obiettivo è quello effettivamente di arrivare a una piattaforma di memoria condivisa, cioè l'obiettivo è quello, cioè i fatti sono accaduti, ormai nessuno li può mettere più in discussione perché si sono aperti gli archivi vaticani, gli archivi americani, gli archivi del Ministero degli Esteri tedesco, persino della nostra Farnesina. Noi avevamo un console, che era il console di Trebisonda, che il 25 agosto del 1915 era riuscito a arrivare in Italia in modo rocambolesco, anche perché ormai l'Italia era in guerra con la Germania e dunque anche con la Turchia che era alleata, e lui per primo informa l'opinione pubblica italiana descrivendo proprio il piano di sterminio. Quindi l'obiettivo è arrivare a una piattaforma di memoria condivisa, e il Papa, fra l'altro, a proposito di queste vicende, lui dice anche che occorre recuperare la memoria perché è una forma di giustizia, e solo da lì poi c'è il cammino per la pacificazione. Poi chiaramente nessuno ha la bacchetta magica, sarà un sentiero accidentato, sarà un sentiero in salita, ma comunque è un sentiero, non il nulla che c'è adesso. Bene, allora chiudiamo questa nostra conversazione. Vorrei tornare a fare pubblicità di questo libro, la marcia attorno. Salerno Editore, mi pare che sia anche qui o forse era qui fino a qualche minuto fa. Dentro il libro ci sono anche delle fotografie, tra l'altro c'è un capitolo sul fotografo dell'epoca, ebreo a sua volta, e come riuscì a fotografare una delle primissime e tra le rarissime testimonianze inequivocabili della vicenda degli armeni, ed è uno dei capitoli anche più attraenti e più interessanti del libro in quanto libro. Sì, c'è un'aggiunta dell'aggiunta. No, scusate, lo dico da armeno, io ho letto tanti libri, ovviamente in italiano, e sono stati stampati tanti libri in questi anni, fortunatamente dal 2000 in poi. Il libro di Franca, l'ho detto prima a lei in privato e oggi adesso lo voglio dire in pubblico, è uno dei migliori che c'è in piazza, quindi leggetelo, perché non è un libro di storia, è un libro che, di attualità, che spiega in profondo la storia, le ragioni della negazione, e forse dà anche un senso, diciamo così, di speranza per il futuro. Volevo dire queste parole perché ci tenevo, insomma. Bene, grazie ancora. Aggiungo che nel libro c'è anche la riproduzione di un messaggio autografo, una lettera autografa, un chirografo, si dice così? Bene, un chirografo protocollato del Papa Francesco alla qui presente Franca Giansoldati, proprio
a proposito di questo suo libro, segno che il Papa l'ha visto, immagino che l'abbia letto, perché non mi sembra una persona che fa gesti di tipo formale su queste cose. E quindi abbiamo anche questo inaugurato questo rapporto di amicizia con Roberto Attariani e così con il popolo armeno in generale che oggi è qui rappresentato da lui. Vi auguro buona serata e non so se c'è il culturale qui, deve dire qualche cosa. No, prossimo appuntamento il 21 giugno mi pare che si parla del poeta Mario Luzzi. E tu vuoi aggiungere anche su Luzzi? No, però visto che si parla di persecuzione dei cristiani, abbiamo iniziato proprio con questo tema, e visto che siamo a un mese esatto da Garissa, la strage di Garissa in Kenya, che è passata praticamente ormai sotto silenzio perché erano cristiani di serie B, C, Z, eccetera, io vorrei ricordare che domani sera, per una iniziativa assolutamente spontanea, una sorta di flash mob, chiamiamolo così, c'è un ricordo, sarà una preghiera, ma c'è anche un tomato. Basta semplicemente una presenza silenziosa al Colosseo alle 8. Va bene, allora adesso chiudiamo così senza più aggiunte. Grazie e buona serata.